Oggi è il terzo incontro, l'ultimo incontro di formazione di insegnanti organizzate nell'ambito del progetto Acqua in Comune. Durante il primo incontro con Alcesevi abbiamo introdotto il tema, abbiamo visto quante sfaccettature abbia questo tema a livello anche didattico e come approfondimento in un ambito di educazione alla cittadinanza globale per i nostri ragazzi poi che frequentano le scuole. Abbiamo fatto un primo ragionamento in gruppi in cui sono uscite fuori comunque delle riflessioni importanti in merito alla gestione dell'acqua come bene comune, come acqua pubblica, come partecipazione responsabile dei cittadini e come anche il cittadino deve informarsi per poi contribuire attivamente non solo a livello di uso domestico nel non spreco dell'acqua e nell'uso coscienzioso della risorsa, ma anche a livello cittadino proprio nella partecipazione a quelli che sono i processi decisionali relativi all'acqua, proprio perché sono i nostri comuni, le amministrazioni comunali che attraverso le autorità d'ambito gestiscono l'acqua e poi nello specifico sul nostro territorio la gestione tecnica è trasmessa dai soggetti che, come in questo caso SMART, che gestiscono quello che è il sistema idrico integrato. L'approccio del sistema idrico integrato in Italia appunto è stato normato per legge dal 94 e nel secondo appuntamento alla SMART abbiamo visto proprio come SMART si prende carico della gestione del sistema che è appunto integrato perché considera la risorsa nei suoi molteplici utilizzi e considera la risorsa dalla fonte, quindi dalla captazione, alla depurazione per poi essere rimessa nel sistema ambientale. Quindi abbiamo visto un po' cosa implica le diverse forme di captazione, la potabilizzazione, la sorgente, i pozzi, come viene distribuita attraverso gli acquedotti e come porzione, tra cui il più grande, quello di Castiglione, che confluisce una serie di acque fognarie e anche per la produzione industriale, per poi rimetterle nel pozzo. E poi c'è stata occasione pure per vedere il centro di potabilizzazione, che è un centro importante perché buona parte dell'acqua che poi noi utilizziamo, che c'è nel nostro rubinetto, viene da quella fonte là. Oggi invece lasciamo la parola a Mariangela Diengin, che entrerà più nel dettaglio di quello che sarà la giornata di oggi più metodologica, ovvero partendo da questo tema, il tema dell'acqua, la sua gestione, il suo uso, si arriverà a costruire insieme un'unità didattica che voi potrete utilizzare con le vostre classi quest'anno, l'anno prossimo, comunque una risorsa che potete sviluppare per voi, per le vostre classi e riutilizzare nel corso. Per cui dopo una prima parte frontale ci sarà di nuovo un momento di lavoro in gruppo e poi rimando al gruppo all'albergo. Oggi avremo anche occasione alla fine di questo incontro di avere come ospite il presidente dell'associazione Triciclo, il dottor Tartara, che è un nostro partner del progetto Acqua in Comune e che ha sviluppato un paio di anni fa insieme a Città Metropolitana una mostra proprio sulle risorse idriche del territorio dell'area metropolitana di Torino che si chiama Acque Chiare, che sarà a disposizione dei comuni che la vorranno ospitare per delle tappe appunto itineranti sul territorio, di cui però appunto entrerò più nel dettaglio alla fine dell'incontro. Lascio subito la parola alla Mariangela e grazie a tutti per essere qua. Buongiorno a tutti, mi presento meglio, insomma Franca ha già introdotto bene un po' la questione. Oggi cerchiamo di entrare un po' nel dettaglio su quello che è il nostro lavoro quotidiano, quindi l'educazione alla cittadinanza mondiale. Cerchiamo di farlo appunto con alcuni strumenti, idee, ci portiamo il tempo per non togliere poi tempo all'attività in gruppi dopo. L'idea è di condividere con voi quello che è l'approccio all'educazione alla cittadinanza mondiale e anche un po' di spunti e riflessioni su quelli che poi sono gli strumenti operativi, no, che si utilizzano nelle attività in aula. Questa è un po' la mappa di quello che faremo. Utilizziamo una presentazione che è un po' mockettata. Allora, partiamo dal tema centrale, l'educazione alla cittadinanza mondiale. Mi presento meglio, io mi occupo per EGIM di progettazione, coordinamento e realizzazione di attività, progetti su vari finanziamenti, quindi Unione Europea o altri, dedicati all'educazione alla cittadinanza mondiale.
Scusate, ma mi fanno segno da dietro. Ok. Sull'educazione alla cittadinanza mondiale, e spesso ci capita di lavorare in rete con le altre ONG qui presenti, ma non solo, del consorzio ONG Piemontesi, per realizzare dei progetti che sono dedicati esclusivamente a questo tema. Gli spunti che vorremmo condividere con voi oggi sono necessari perché sempre di più avrete visto che anche in ambito MIUR sono stati pubblicati di recente tantissimi bandi per le scuole che richiedono appunto che le scuole siano capofila nel presentare progetti dedicati a questi temi. Sono usciti dei bandi ad hoc sull'educazione alla cittadinanza, legalità, diritto all'alimentazione. Proprio nell'ultimo mese, mese e mezzo, qualche insegnante che io vedo lo sa bene che ha progettato. Andando quindi subito nel cuore del tema, le ONG italiane, quindi le ONG della piattaforma dell'educazione alla cittadinanza mondiale, hanno elaborato negli ultimi anni questa carta, che è la carta della cittadinanza mondiale, per ovviare, come dire, a un tema importante, anche una definizione, perché fino a pochi anni fa l'educazione alla cittadinanza mondiale o globale era definita come educazione allo sviluppo. Le ONG, per rendervi insomma nota questa informazione, ricevono dal Ministero Affari Esteri un'idoneità ad hoc per realizzare attività di educazione allo sviluppo nelle scuole. E sembrerà un po' assurdo perché in teoria appunto il Ministero degli Affari Esteri dà un'idoneità per lavorare nelle scuole. Da pochi anni i due ministeri si sono parlati e hanno elaborato quella settimana che forse avrete già sentito, ed è la settimana della cooperazione internazionale a scuola, della cooperazione a scuola. Il tema educazione allo sviluppo, quindi questa definizione, non è stata come dire, mai tanto gradita dalle ONG o da chi lavora in questo settore, per una questione puramente terminologica, perché educazione allo sviluppo porta in sé questa parola pesantissima che è sviluppo e che quindi richiama di fatto una linea di sviluppo che generalmente è quella dei paesi occidentali. Quindi sempre di più si è tentato di approfondire il discorso della cittadinanza come cittadinanza globale, quindi non tanto educazione a un processo di sviluppo, a capire qual è la via corretta per lo sviluppo, ma capire che cosa si intende invece per cittadinanza globale, quindi il ruolo di noi cittadini, degli studenti. E mi ricollego a quello che ha detto Esther la volta scorsa, per cui non si è cittadini domani, i nostri ragazzi non sono cittadini domani, ma lo sono già ora. Le ONG italiane hanno condiviso quindi questa carta che porta, è diventata una specie di manifesto e ha al suo interno dei principi importanti che cerchiamo di vedere insieme, che cercano di essere realizzati in ogni progettazione che viene realizzata sulla cittadinanza, sull'educazione alla cittadinanza mondiale. Alcuni sono un po' più ambiziosi, altri effettivamente realizzati in tutte le attività. Questo materiale sarà, come tutto il materiale del corso, disponibile. Questa presentazione tra l'altro è già online, quindi potrete poi eventualmente recuperare tutto dopo. Allora, l'educazione alla cittadinanza mondiale, tra le prime cose, intende appunto rendere protagoniste le persone del loro percorso di crescita e di consapevolezza. Quando si parla di educazione alla cittadinanza mondiale non si parla soltanto di giovani o giovanissimi, ma si parla di cittadini, per cui cambiare un approccio rispetto appunto a quello che succede attorno a noi, non solo nella nostra città ma a livello globale, è un tema, è un percorso che rende protagonisti, o almeno quello è l'obiettivo, tutti i cittadini, i più piccoli e i più grandi. Chiaramente l'educazione alla cittadinanza mondiale intende mettere al centro il soggetto che apprende, quindi nel nostro caso noi lavoreremo insieme con i nostri ragazzi, quindi il giovane, il ragazzo, il bambino è al centro di quell'apprendimento, quindi deve essere dato spazio in qualche modo alla sua autonomia e anche agli spazi in cui vengono fatte le attività. Poco fa qualcuno mi chiedeva come realizziamo i laboratori, generalmente si intende anche a dare uno spazio globale allo spazio fisico dove lavoriamo, quindi cercando di non avere i ragazzi, come dire, nei banchi, ma lavorare in cerchio. L'educazione alla cittadinanza mondiale poi intende promuovere l'acquisizione di competenze più
più che altro centrate proprio su quella che qui viene definita autonomia critica, quindi il senso critico, poter analizzare un fenomeno, anche una notizia magari locale, con un approccio critico di responsabilità, quindi cercare di dare una chiave di lettura globale ai fenomeni che ci circondano. E chiaramente in questo percorso di protagonismo l'educazione alla cittadinanza mondiale ha come obiettivo valorizzare la diversità tra le persone, per cui in contesti informali in cui si fanno attività di questo tipo si tende proprio a valorizzare eventuali differenze culturali, di provenienza, eccetera, per centrare appunto il tema del laboratorio o del percorso. Nella carta le ONG italiane hanno condiviso quest'altro obiettivo importante, quindi nel manifesto l'educazione alla cittadinanza mondiale intende comprendere e vedere, permette di comprendere e vedere le connessioni che esistono appunto tra i problemi che la comunità internazionale deve affrontare e i problemi appunto locali, chiaramente per gli obiettivi che ci siamo già detti, quindi per ragionare su come mettere in atto attività che possano garantire un futuro sostenibile per l'umanità. Chiaramente in questo caso ci leghiamo al senso critico, per cui nel momento in cui realizzo delle attività di educazione alla cittadinanza mondiale il mio obiettivo è far vedere esattamente ai ragazzi o ai beneficiari quali sono le interconnessioni tra globale e locale, cioè quali sono appunto gli effetti globali di alcune scelte locali o viceversa. Chiaramente, come ultimo punto, ma non per importanza, realizzare un'attività di educazione alla cittadinanza mondiale, adesso vedremo alcuni strumenti, dovrebbe in qualche modo stimolare curiosità ad approfondire, a cercare altri strumenti, a capire come approfondire quel tema e tutti i temi appunto connessi. Nell'idea appunto che si è con cittadini del mondo e bisogna in qualche modo iniziare a ragionare in questo senso. Un'altra caratteristica dell'educazione alla cittadinanza mondiale è questo obiettivo ambizioso di mettere in contatto territori e persone di diverse parti del mondo. Qui vengono citate appunto relazioni di cooperazione e scambi interculturali. Bene, è auspicabile che in un percorso, quindi adesso lo vedremo anche nell'attività pratica, di elaborazione di un'unità didattica, oltre all'attività frontale, oltre all'attività di laboratori, si possa prevedere in qualche modo un'attività di legame con i paesi che definiamo appunto del sud del mondo. Chiaramente questo tipo di attività a volte è agevolato dal rapporto con delle ONG in Italia, per cui è più semplice come dire, intrattenere rapporti, penso all'insegnante appunto di Pinerolo con cui abbiamo uno scambio in Brasile ormai da tempo. È chiaro che questo scambio è agevolato dal rapporto con chi in Brasile ci lavora quotidianamente e permette però ai ragazzi di avere un ritorno concreto. Ecco, nell'era digitale è sicuramente più facile, probabilmente più complicato per territori magari in Africa, ma non solo, dove non c'è accesso a internet, ma nel caso nostro, per esempio, nel caso in cui si abbia accesso al digitale, i ragazzi possono scambiarsi facilmente informazioni e confrontarsi su tematiche importanti. Nel nostro caso, per esempio, si sta lavorando proprio sul tema ambiente, no? Quindi risorse naturali. Chiaramente mettendo in contatto territori diversi si stimolano anche le realtà locali, le istituzioni locali. La regione Piemonte, l'avrete forse già sentito o scoperto, ha lavorato per anni con un programma di cooperazione decentrata e di cui fanno parte appunto moltissimi dei comuni del Cocopa, che lavoravano con attività di cooperazione internazionale tra enti locali del nord, in questo caso piemontesi, e enti locali del sud. In quella programmazione lì la regione Piemonte, quindi un ente locale, un'istituzione locale, prevedeva obbligatoriamente il coinvolgimento delle scuole, quindi il legame diretto delle scuole con quei territori in cui si collaborava con attività di cooperazione. Questo è il più ambizioso in assoluto, perché l'idea di sviluppare percorsi e unità didattiche e attività singole di educazione alla cittadinanza mondiale
intende in qualche modo tentare di influire sulle politiche, non solo le politiche appunto locali, ma anche politiche più internazionali. Noi vediamo sempre un po' la politica e l'intervento della società civile come qualcosa di faticoso, ebbene non sempre è così, nel senso che le attività, la volta scorsa si faceva l'esempio del Consiglio Comunale dei Ragazzi, no? Quindi portare le istituzioni ad intervenire su tematiche di interesse globale, quindi non solo locale. Chiaramente intervenire su politiche, fare advocacy, attività di pressione sugli enti appunto intergovernativi o le istituzioni internazionali diventa più complicato, però le attività appunto di educazione alla cittadinanza mondiale hanno quell'obiettivo lì. Chiaramente, come vedete nell'ultima riga, questo può essere realizzato, tutte le cose che abbiamo detto finora, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, quindi non perdiamoci l'opportunità di sfruttarle al massimo, perché sono sicuramente il linguaggio dei nostri ragazzi ora ed è il linguaggio a cui accedono e su cui possono trovare una miriade di informazioni. Si lega tantissimo, un tema a me molto caro, i miei colleghi lo sanno, all'educazione digitale, perché educazione digitale vuol dire educazione globale. Saper utilizzare internet e il pozzo di informazioni, di cultura che è possibile trovare all'interno, di opportunità, di scambi, permette assolutamente di favorire uno sguardo sul mondo che altrimenti non sarebbe possibile. Quindi spesso il digitale o comunque l'utilizzo del web è in qualche modo visto ancora con paura. Io sono una delle più grandi promotrici invece dell'analisi corretta del digitale, anche perché è uno strumento che i giovani utilizzano e quindi non ci si può, come dire, in qualche modo sostituire, non si può sostituire o ragionare con un vecchio modello, perché ormai bisogna ragionare su un nuovo modello e proprio attraverso quel modello veicolare i contenuti che ci interessano. Rispetto a questo, chiaramente l'educazione alla cittadinanza mondiale, l'ECM, promuove l'integrazione di saperi, quindi metodologie, i percorsi devono essere appunto trasversali, lo sono di fatto. Mi è capitato di discutere in alcuni casi con insegnanti o persone che mi dicevano, lo dico appunto per sorridere, sono gli insegnanti di inglese, l'ECM con me non c'entra nulla. Allora, l'educazione alla cittadinanza mondiale non è una materia, è un approccio nella nostra vita quotidiana, nelle scelte che facciamo, nelle informazioni che raccogliamo. Quindi un'unità didattica può veramente toccare tutti i temi, perché quell'insegnante di inglese avrebbe permesso, per esempio, ai suoi studenti di leggere una dichiarazione sui diritti umani in inglese, oppure il nuovo protocollo sull'ambiente in inglese, no? Cioè, le opportunità sono davvero infinite. Quindi non c'è una versione univoca, quindi di solito si delega sempre sugli insegnanti di italiano, storia o scienze per le attività un po' più legate all'ambiente, ma non è così. Quindi un insegnante di italiano, qual è? Adesso andremo a caso, va bene? Ok. Quindi rispetto a questo, promuovere i contatti tra diversi saperi e competenze, invitare degli esperti, ragionare proprio con diversi punti di vista, e ogni docente ha tantissime informazioni con cui poter illuminare i propri ragazzi e leggere tutto in chiave globale, e poi appunto valorizzare le differenze dei partecipanti, i punti di vista. Chiaramente questo aspetto è importante, mettere al centro il ragazzo in un'attività di educazione alla cittadinanza mondiale, lo vediamo tra un po', permette appunto di raccogliere profondamente quali sono le opportunità, soprattutto nelle classi sempre più multietniche. A noi ci capita di lavorare, a me direttamente è capitato di lavorare in classi in cui su 18 ragazzi c'era un ragazzo italiano, e in quei contesti lì, che sono già sicuramente più complicati, le opportunità di ragionare sulle informazioni, le conoscenze, le storie che può portare ogni ragazzo, ogni beneficiario, insomma, sono notevoli. Chiaramente dopo tutto il percorso la cittadinanza mondiale prevede che in qualche modo poi le persone che partecipano ai percorsi siano in qualche modo capaci o interessati ad agire come cittadini, quindi ad agire a livello individuale e
a livello globale, quindi anche solo immaginarsi di poter porsi degli interrogativi su come agisco sul mio territorio, che cosa posso fare rispetto a quel tema, non cambierò il mondo di certo, ma probabilmente per un pezzo sì, quindi promuovere riflessioni e anche degli esempi di azioni, di comportamenti, e in questo lo vedremo appunto nelle attività di azione sul territorio. Rispetto ai temi, l'ECM tocca davvero un po' tutti i temi importanti. Le ONG generalmente lavorano tanto con tematiche legate ai propri progetti di cooperazione internazionale, generalmente, nel senso che se un'ONG che lavora molto in ambito educativo, di formazione, tende a realizzare appunto attività sui diritti umani, l'accesso all'educazione, eccetera. Abbiamo, non so, l'LDA che ha tra i temi fortissimi dei propri progetti di cooperazione l'acqua, quindi sviluppa tantissimi percorsi, però l'ECM appunto tocca davvero tutti i temi. Qui vi ho messo alcune immagini, quindi dalle tematiche ambientali, l'impatto ambientale degli stili alimentari, il nostro livello, come dire, di vita, quindi di impatto sull'ambiente e sulle risorse, i rifiuti, i diritti umani. Vedete a sinistra appunto una delle tematiche su cui abbiamo lavorato tantissimo anche come consorzio delle ONG piemontesi è il tema delle migrazioni, quindi migrazioni, asilo, intercultura, ragionare quindi veramente sullo sradicamento dei pregiudizi, andando a conoscere in realtà che cosa significano i fenomeni migratori, da cosa dipendono per esempio le tematiche ambientali. E poi qui di fianco è un simpatico cammello con un pannello solare. Uno dei temi che abbiamo curato, che curiamo come ONG, è il rapporto proprio tra tecnologia e cooperazione internazionale, quindi tutto il tema della tecnologia appropriata, quindi arrivare a capire che cosa significa utilizzare una tecnologia appropriata ad un contesto, e quindi non solo in un contesto più povero, anche in un contesto come il nostro, appropriata alle risorse materiali e alle competenze presenti sul territorio, quindi sostenibile nel tempo. L'esempio del cammello è un cammello che ha un pannellino solare e trasporta medicinali tra un villaggio e l'altro. Le opportunità sono davvero interessantissime, e per esempio sul tema tecnologia, che poi è legato in realtà a ogni tema, c'è davvero tantissimo interesse da parte dei ragazzi, cioè a scoprire per esempio quanto può essere utile uno smartphone o un vecchio telefono GSM in un progetto di cooperazione internazionale o nelle migrazioni, come sapete. Chiaramente quando si realizzano le attività, uno degli obiettivi principali è tentare di far sperimentare ai ragazzi e ai giovani la mondialità, quindi cercare proprio di non essere solo come dire, un percorso teorico, no? Ma provare a immaginare attraverso ricerche, attraverso approfondimenti, che cosa significa sperimentare la mondialità nelle attività educative. Al centro delle attività, quindi lo accennavamo prima, c'è sempre il protagonismo del bambino e del ragazzo, che deve essere, o dell'adulto, che deve essere libero di esprimere appunto la propria opinione senza sentirsi giudicato. E questo tema è importantissimo perché quando si parla di tematiche globali, che quindi prevedono anche una sfera valoriale, no? Per cui un adulto può essere più o meno d'accordo con l'idea che sviluppa un giovane sui rifiuti o sui diritti umani o sull'accesso all'acqua, è importante come dire, trattenere un attimo il nostro giudizio, perché è comunque il giudizio di un adulto che ha un altro tipo di esperienze, e provare appunto a prevedere che il ragazzo si esprima liberamente, il ragazzo e la ragazza, per poi elaborare appunto l'attività con le competenze, chiaramente il pensiero di un adulto. Per far questo è necessaria una metodologia interattiva, quindi non frontale, perché il ragazzo, diciamo tutti i partecipanti, noi lo chiediamo anche agli insegnanti di solito di partecipare, perché appunto la squadra, il gruppo in quel momento non si senta giudicata e si senta libera di interagire su tematiche importanti. Mi vengono alla mente, scusate, dei ricordi anche negativi, però è forse interessante raccontarlo. In una classe quinta elementare, in un laboratorio bellissimo sui diritti dell'infanzia e dei diritti umani,
un bambino di quinta elementare stava ragionando, stava esprimendo un ragionamento veramente molto complesso, solo che lo stava facendo con le gambe incrociate sulla sedia. E chiaramente l'istinto è stato quello di immediatamente metterlo composto mentre stava parlando, e il risultato è stato che il ragazzino chiaramente non ha parlato non ha più parlato per le 2 ore, neanche per l'incontro successivo. È molto complicato, quindi è chiaro che dobbiamo essere tutti composti e attenti nell'attività, però è veramente importante lasciare libera espressione al ragazzo in un'attività appunto così complessa. Proprio perché complesse, perché complessi sono i temi, è necessario sempre un debriefing dell'attività, per cui si guarda un video, si realizza un gioco di ruolo, un'attività, si fa un quiz, si guarda una presentazione. È importante fare un debriefing appunto di quello che si è visto, quindi di tutti i temi e dei punti che sono stati toccati. E poi quello che noi ci auguriamo, sempre non è sempre fattibile, esperienze fuori dall'aula, quindi poter vedere che cosa c'è sul territorio, poter fare delle esperienze fisiche, pratiche, che permettano appunto di nuovo di ricollegarci al tema della sperimentazione della mondialità. E poi quello che vi ho già detto, dove è possibile l'utilizzo di strumenti multimediali, quindi se abbiamo delle fantastiche LIM utilizziamole al massimo, per cui video, strumenti, musica, sono tutti strumenti che i ragazzi giovani utilizzano sempre, quindi ancor meglio se nel guardare video su YouTube o accedere a pagine Facebook i ragazzi sappiano del mondo infinito che c'è in quegli strumenti lì, quindi documentari, pagine di appunto gruppi di pressione, delle Nazioni Unite e così via. Tutto questo per far in qualche modo rendere conto ai ragazzi che c'è davvero un mondo importante da esplorare, che è legatissimo alla nostra realtà che viviamo. Chiaramente nei percorsi, cerco di guardare il tempo così da non sforare e vado in chiusura, dei percorsi c'è l'importanza appunto di ragionare con i ragazzi su cosa avviene a livello quindi di politica internazionale, e quindi ragionare su che cosa succede nella nostra comunità locale, cosa fa la comunità internazionale e che cosa può fare la società civile rispetto alle grandi campagne per esempio delle Nazioni Unite. Quindi per andare un po' verso il nostro tema, che è il tema acqua, sicuramente li avrete già visti, nel 2015 si è chiusa la campagna del millennio delle Nazioni Unite, i famosi obiettivi di sviluppo del millennio, che hanno visto il raggiungimento di alcuni successi in alcuni paesi, ma che vedevano appunto la campagna come una campagna un po' limitata. Questa era la critica principale da parte della società civile, dal mondo delle ONG, eccetera, a livello mondiale. Le Nazioni Unite hanno tentato di prendere un'altra rotta con questi 17 obiettivi che sono appunto stati chiamati i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Trovate tutto chiaramente sul sito delle Nazioni Unite, basta cercare UN Sustainable Development Goals, e sono obiettivi che scendono davvero un po' più nel dettaglio. Gli obiettivi di sviluppo del millennio erano solo 8, questi sono 17. Rispetto a questo chiaramente c'è sempre la critica della società civile rispetto al fatto che i governi e quindi le organizzazioni internazionali devono avere la volontà di attuare del cambiamento e attuarlo appunto su ognuno di questi temi. Quello su cui ci concentriamo noi, ma vi invito davvero ad andarli a vedere tutti, perché poi ogni obiettivo si sviluppa in singoli target, quindi con obiettivi molto precisi da realizzare nel 2030. Noi ci concentriamo sull'obiettivo numero 6, che appunto accennava Esther durante il primo incontro. Le Nazioni Unite hanno scritto proprio nell'intenzione di garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie, quindi è stato proprio messo come obiettivo specifico sul tema acqua con 5 sottotarget davvero dettagliati, nel senso che le Nazioni Unite si pongono come obiettivo appunto quello di garantire entro il 2030 l'accesso agli impianti sanitari adeguati a tutti, di ridurre
ridurre appunto la quantità di acque reflue che non vengono utilizzate, l'accesso chiaramente il primo universale all'acqua potabile, sicura ed economica per tutti. L'ultimo, che è quello che si lega un po' all'incontro che abbiamo fatto in SMAT, implementare appunto una gestione delle risorse idriche integrata, che per noi è probabilmente scontata, in altri paesi assolutamente non lo è. E poi appunto nel 6.3, se vedete, dimezzare, quindi anche le Nazioni Unite pongono degli obiettivi che chiaramente non raggiungeranno il massimo, dimezzare appunto la quantità di acque reflue non trattate, che è un problema gravissimo nei paesi del sud, dove esistono appunto fogne e accesso all'acqua. Penso al Brasile, diventa davvero un problema importante. In contesti un po' più poveri l'accesso chiaramente all'acqua è il primo obiettivo da raggiungere. Chiaramente quindi con l'ECM l'obiettivo è di conoscere, informarsi e capire, quindi trovare strumenti, trovare informazioni, trovare strumenti interessanti per i ragazzi, e vi assicuro che il web è pieno. Oggi vedremo un sito elaborato appunto con alcuni strumenti del sito elaborato nel progetto Desalpossel, di cui vi è stato dato il libretto nel primo incontro. Qui appunto riassume, questo è uno degli strumenti tra l'altro prodotti dalle Nazioni Unite, quindi che cosa intendiamo fare con questo obiettivo numero 6, quindi assicurare ognuno accesso all'acqua, possibilità appunto di avere dei sistemi fognari e di utilizzo delle acque reflue, una gestione integrata dell'acqua e poi appunto un maggior coinvolgimento per far sì che il cittadino singolo sia responsabile rispetto all'utilizzo dell'acqua. Rispetto all'informazione vado un po' veloce, quindi conoscere quali sono le situazioni al di fuori da qui, e quindi quando si parla, per esempio, rimaniamo sul tema acqua, di desertificazione, che cosa si intende e che cosa significa vivere in un contesto esposto a desertificazione o già desertificato, che tipo di impatto per esempio ha sulle categorie sociali più vulnerabili, quindi donne e bambini in alcuni contesti. In questa foto ci sono delle bellissime donne africane che fanno questo di lavoro, oltre a tutti i lavori appunto che le aspettano nella gestione della casa, nel recuperare la legna. Il lavoro dell'acqua è un lavoro, cioè andare a prendere l'acqua per le questioni appunto igieniche, per cucinare, per vivere. Vi proporrei questo piccolo video, è in inglese ma con i sottotitoli. Proviamo a vederlo. It's healthy to stay hydrated. But have you ever thought about how much water you really use every day? Allora, provo a mettervi i fantastici sottotitoli per aprirvi il. L'avevo messo prima ma se n'è andato. È un video cortissimo, molto intuibile, anche se in inglese. We know it's healthy to stay hydrated, but have you ever thought about how much water you really use every day? It's not only about the water you use for cooking or in the shower. Do you know how much water was used to make the clothes you wear? All the food you eat. All products have a water footprint as a result of the water used for their production. Your personal water footprint measures not only the water you use at home, but also the water needed to produce what you eat, the energy you use, the clothes you wear, and the products you buy. Our water footprint is very high. By making better choices, we can reduce our water footprints to ensure a sustainable use of water for us and for future generations. Discover your water footprint and lots of water-saving tips at aquapath-project.eu. Ok, qui per esempio c'è un altro sguardo al tema acqua, quindi quella che viene definita acqua virtuale, no? Quindi per riportarci di nuovo a che cosa posso fare io, come posso capire, no? Che cosa significa riduzione degli sprechi, che cosa significa
anche l'impatto appunto dei consumi dell'acqua non solo nel nord ma anche nel sud del mondo. Abbiamo visto questo piccolo video che fa vedere che significa, che cos'è acqua virtuale, cioè qual è la quantità d'acqua che serve per produrre qualsiasi cosa che noi mangiamo, che indossiamo, gli oggetti che utilizziamo. E questo per esempio sarà uno dei temi che affronteremo con i vostri ragazzi nel laboratorio, quindi provare a ragionare e a calcolare l'impronta idrica, no? Quindi per cominciare a capire che cosa fare per agire. Qui appunto ci sono alcuni esempi, chiaramente non possiamo in qualche modo agire su tutto quello che succede nel mondo, però per esempio a livello locale i ragazzi, i giovani, i cittadini possono iniziare a ragionare sul tema, cominciare a lavorare, a parlare con i compagni, fare delle sessioni di discussione, poter approfondire con delle ricerche. Qui addirittura c'è scritto sognare riguardo al tema, in questo caso l'acqua, scrivere, produrre degli elaborati, e questo potrà essere l'esperienza insomma che i ragazzi potranno fare con i concorsi di questo progetto, e quindi in qualche modo agire, e agire anche in campagne locali attraverso l'esperienza del consiglio dei ragazzi. È sicuramente un'esperienza interessante, ma si può fare anche a livello scolastico. Speriamo di avervi dato insomma qualche stimolo interessante. Adesso io chiamerei Chiara, così ci introduce un po' l'attività che facciamo